Si chiamava Pascedu ed era un vero e proprio artista dell'antico Egitto al servizio dei faraoni. Probabilmente un pittore addetto alla costruzione e alla manutenzione delle tombe degli antichi sovrani egizi. La ricostruzione in scala 1 a 1 della sua tomba, il cui originale si trova nella necropoli del villaggio egiziano di Deir el Medina, nei pressi di Luxor, è il pezzo forte della mostra L'arte egizia incontra l'arte contemporanea, allestita alla Casa del Conte Verde di Rivoli fino al 30 marzo. Mercoledì 12 febbraio la mostra, che è curata da Donatella D'Avanzo ed è promossa dal Comune di Rivoli e dall'Università della Terza Età, ha avuto due illustri visitatori, la Presidente del Museo Egizio di Torino Evelina Crestillen e il Presidente della Provincia Antonio Saitta. Presidente, un'iniziativa che è un po' emblematica di quanto il territorio di tutta la provincia si sa mobilitare per promuovere la cultura. Beh, questo è sicuramente un esempio, come dire, importante. Noi come provincia, come dire, in questi anni abbiamo seguito l'evoluzione di questa grande attenzione anche di comuni medi, piccoli, di organizzare eventi culturali di una certa importanza. Qui poi c'è concretamente anche il segno di come il Museo Egizio di Torino ha prodotto cultura e quindi anche una capacità di interpretare dal punto di vista locale una domanda che esiste, una domanda molto diffusa. Sostanzialmente il Museo Egizio di Torino è diventato, lo diventerà sempre di più con i lavori che sono in corso, una sorta, come dire, di volano. D'altronde tutta la cultura legata all'Egitto è una cultura molto piemontese, basta pensare al fondatore del Museo Egizio, quindi vuol dire che c'era qualcosa, cioè credo un paio di secoli fa questa grande attenzione di una certa nobiltà torinese a seguire gli scavi archeologici, cioè questa curiosità è un fatto importante e farla riemergere, come si sta facendo qui a Rivoli, vuol dire riscoprire anche le origini, sembra strano, le origini egiziane, ma è così. È stata una visita piacevolissima, interessante, col merito straordinario di chi con puro spirito volontario e grande competenza ha allestito un qualcosa di veramente interessante che avvicina all'arte egizia, alla cultura egizia, che è una cultura antichissima, tuttora di grandissimo interesse per un pubblico molto vasto. Quindi avere questa occasione qui, che in qualche modo richiama anche il Museo Egizio di Torino, che è il più antico del mondo, che fra un po' festeggerà la sua nuova riapertura, anche se è sempre stato aperto, il cantiere non ha inficiato l'accesso del pubblico, come dire, avere dei ricordi, degli attacchi, delle punte qui intorno alla città che ricordino e ravvivino l'interesse per l'antico Egitto, credo che sia una cosa molto molto importante. Beh, entrando in questa tomba sembra veramente di essere all'interno di una tomba dell'antico Egitto. È esattamente quello che volevamo, è la ricostruzione fedele, con un'altissima qualità delle immagini, una tecnologia di ultimo brevetto. Abbiamo realizzato la tomba di uno degli artisti del Faraone ed è fatta nel minimi dettagli. L'abbiamo esposta al Museo Nazionale sotto Patrimonio dell'Umanità, al Museo appunto di Aquileia. Poi l'abbiamo anche esposta a Padova, al Museo della Centuriazione. Adesso arriva a Rivoli e quindi fa da corollario satellitare a ciò che è l'offerta del Museo Egizio di Torino. E noi nella nostra città, a Rivoli, io come curatore ho deciso di preparare questa mostra per tutti i cittadini rivolesi e anche da coloro che vengono da fuori.